Buongiorno e buona domenica a tutti da Paolo Carboni che vi parla, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e dalla regia di Espansione TV. Siamo in collegamento con la Basilica dell'Annunciata in Como. Gesù viene coinvolto in una diatriba tra alcuni farisei che si accostano a lui con l'intenzione di coglierlo in fallo e gli chiedono di esprimersi sulla liceità di una norma matrimoniale. Hanno in mente l'atto di ripudio della moglie stabilito da Mosè e riportato dal libro del Deuteronomio. In realtà non era chiara l'interpretazione di questo atto. Vi erano alcune scuole fondamentali di pensiero, una del rabbino Hillel, più permissiva, la donna può essere ripudiata anche per futili motivi, l'altra dal rabbino Shammai, più rigorista, per giustificare un atto di ripudio devono esserci gravi motivi come l'adulterio. Gesù non si fa intrappolare in una disputa retorica, ma fa risalire il matrimonio all'atto creativo di Dio. La norma del Deuteronomio sul ripudio è in questa ottica superata da una norma più originaria, perché affonda le sue radici nell'eterno disegno di Dio. I due saranno un'unica carne, come dirà la prima lettura che ascolteremo. Gesù però non fa sconti, non scende a facili compromessi, ma prescrive una verità che affonda le sue radici nell'opera della creazione dell'uomo e della donna, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Per questo è lecito affermare che l'immagine di questo Dio trinitario, comunione indissolubile, si possa realizzare in matrimonio come comunione appunto indissolubile. Presiede questo carestia il parroco padre Michele Maroni, anima la celebrazione, la corale parrocchiale. Predisponiamoci per la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Oggi è un giorno di festa nella nostra parrocchia, nel nostro santuario. La festa di Maria, la Madonna del Rosario. Sentiamo Maria vicina,
in questo giorno e spediamo in tutti i giorni. E anche la prima messa della domenica dopo la ripresa del catechismo e dell'oratorio. E quindi ha un significato speciale nel cammino di tutti i bambini che frequentano il catechismo da noi. È un cammino verso Gesù. Quindi benvenuti a tutti i bambini. Oggi, guarda caso, il Vangelo parla anche di voi, dei bambini. Poi, inoltre, è una giornata molto ricca, oggi abbiamo anche la presenza di Espansione TV che riprende in diretta la nostra messa, che arriva a tantissime persone. Quindi le salutiamo tutte che oggi si aggiungono alla nostra comunità. Le salutiamo tutte, in particolare gli ammalati, quelli che non possono uscire di casa, gli anziani e comunque tutti quelli che si uniscono a noi tramite le onde della TV. Allora ci raccogliamo di fronte a Dio, mettiamo nelle sue mani le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri un po' tristi di ieri, di avanti ieri, se ci sono, ecco, affidiamo tutto alla bontà di Dio e anche i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si invergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne». Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore.
vi sarete accorti che questa pagina del Vangelo di oggi è divisa in due parti, parla di due argomenti. Nella prima parte parla del matrimonio e anche del divorzio, il ripudio. Poi però alla fine è dedicata ai bambini. Quindi adesso voglio dire una cosa a voi bambini, anche se sono un po' lontano, vabbè, parlo come se fossi vicino. Avete visto la scena del Vangelo? I bambini vogliono andare da Gesù, a toccarlo, ad abbracciarlo, a guardarlo da vicino. Però gli apostoli di Gesù non vogliono. Si arrabbiano con questi bambini, li rimproverano. Forse pensavano che avrebbero disturbato Gesù, che Gesù aveva altre cose da fare. Allora cosa succede? Che Gesù si arrabbia, però non si arrabbia con i bambini, si arrabbia con questi discepoli che allontanavano i bambini. Quindi immaginate la sorpresa dei discepoli. Gesù si arrabbia, però si accorgono che è arrabbiato molto con loro. Perché si arrabbia? Perché Gesù voleva bene i bambini, voleva che si avvicinassero, voleva stare con loro. Anche se magari i bambini a volte fanno domande che uno non si aspetta. Mi immagino che Gesù li prendeva, non so, gli chiedevano: ma questa tunica di che cosa è fatta? O altre domande. Ecco, però Gesù era felice di stare con loro, li stava aspettando. E volevo dirlo anche a voi. Gesù vi aspetta. Anche oggi, non solo in quei tempi, anche oggi. Quindi la porta di Gesù è sempre aperta per tutti, ma prima di tutti per voi, per i bambini. Questo vuol dire che potete andare da Lui, potete cercarlo, potete parlargli quando volete. A volte si fanno le preghiere del mattino e della sera, no? Vanno bene, vanno benissimo, però a un amico, a un papà, una mamma, non è che parliamo solo al mattino e alla sera, si parla ogni volta che possiamo, ogni volta che ce n'è bisogno. Così per Gesù, potete parlargli anche durante la giornata, ogni volta che c'è bisogno. Magari capita che avete bisogno proprio di un aiuto a scuola, o siete in difficoltà per qualcos'altro, allora diteglielo: Gesù, dammi una mano. Può capitare che un vostro amico è in difficoltà, pregatelo per lui. Gesù, vedi com'è, il mio amico è triste, fai qualcosa per lui. Oppure il contrario, a volte siete felici perché vi hanno fatto un regalo o un'altra cosa, allora glielo potete dire: Gesù, grazie perché ho ricevuto un regalo. E così via. Con Gesù si può parlare in ogni momento, ricordatelo, e sarà come l'amico migliore, il papà migliore, anche la mamma migliore, sempre vicino, e le vostre preghiere le ascolterà. Va bene? Ricordatevi che vi sta aspettando. Benissimo. Invece la prima parte Gesù parlava dell'amore, però c'è una novità, una rarità, perché non parla dell'amore di cui parla in genere Gesù, dell'amore universale, quell'amore che ci lega tutti, ci fa tutti fratelli e sorelle. No, questa volta parla dell'amore in senso più stretto, proprio dell'amore in una coppia, dell'amore tra un uomo e una donna. È l'unico caso del Vangelo in cui Gesù si ferma a parlare di questo. Ma non perché non sia tanto importante, è importantissimo per un altro motivo, perché tutte le cose che dice Gesù vanno bene anche in una coppia, anche quando dice fate agli altri quello che volete che sia fatto a voi, vale anche in una coppia che si vuole bene, in una famiglia, tutte le parole. Però questa volta dice qualcosa di più speciale. L'occasione viene data da una domanda. Chiedono a Gesù: è lecito che un uomo ripudi, cioè mandi via, la propria moglie? La risposta a questa domanda, in pratica è una domanda sul divorzio, il ripudio e il divorzio sono più o meno la stessa cosa, anche se al tempo di Gesù solo gli uomini potevano mandare via la propria moglie. Le mogli, le donne, non potevano farlo, cioè era
anche un'ingiustizia. E poi bastava pochissimo, un uomo non c'era bisogno di avvocati, di giudici, un uomo poteva arrabbiarsi per qualsiasi motivo, scriveva in un libello, in un foglio, questa donna non è più mia moglie, e lei poverina doveva andarsene via. Però tutti pensavano che fosse giusto, anche i maestri, i farisei più severi, pensavano che fosse giusto per un motivo, perché c'è scritto nella Bibbia, nella legge di Mosè, libro del Deuteronomio, andate a vedere, mi pare il capitolo 24, dice, Mosè dice che si può fare, è scritto lì nella Bibbia, è parola di Dio. Allora la risposta di Gesù ha sconcertato tutti quanti lì, perché Gesù dice: è vero, Mosè ve l'ha permesso, però è stata una concessione, perché avete il cuore duro, per non fare guai peggiori magari. Però Dio non pensa così. Quello che c'è scritto lì non è proprio il pensiero di Dio. E cosa pensa Dio? Per farcelo capire, Gesù ricorda la creazione, quando Dio ha creato l'uomo e la donna, il libro della Genesi, l'abbiamo sentito nella prima lettura. E va Gesù proprio all'origine, cioè al desiderio che aveva Dio, al suo progetto, al suo sogno sull'uomo e sulla donna, cioè unirli perché si amino e diventino addirittura una sola cosa, un solo essere, un amore totale, perfetto. Questo era il grande desiderio di Dio. È molto bello saperlo. Quindi nell'amore c'è sempre la presenza di Dio. È come una creazione di Dio, insomma. Quando un uomo e una donna si amano, anche se non fossero cristiani, però quell'amore è presenza di Dio. È come una fiamma divina nell'amore, anche nella passione. E quindi Gesù dice, se l'amore viene da Dio, l'uomo non può separare quello che Dio ha unito. L'amore non è passeggero, non è che dura un mese, un anno, 5 anni, è per sempre. Io penso che a noi non debba fare stupirci, ci sembra un po' severo Gesù, però non so, se guardiamo dentro di noi, mi pare di poter dire che in ogni persona c'è questo grande desiderio di trovare uno, una che mi ami per sempre, per tutta la mia vita, per quello che sono. È un grande desiderio, è scritto in noi. È scritto perché è Dio che ce l'ha messo. Ecco, però nasce un problema, oggi più che mai. E quando questo amore si spegne, quando non c'è più, quando piano piano si raffredda e poi muore, cosa possiamo farci? Anche perché non è che posso amare per obbligo, per dovere. L'amore è anche spontaneo, un sentimento che nasce con libertà. Quindi non è che possiamo imporcelo, non possiamo comandare l'amore. E quindi cosa dobbiamo fare? Beh, vorrei dire questo, che si può spegnere, però cos'è che si spegne? Si spegne l'innamoramento, piano piano diminuisce, si spegne la passione, però l'amore vero non è solo l'innamoramento, non è solo la passione, l'amore è una relazione tra due che cresce, ci si conosce di più, è un cammino, è un cammino insieme, realizzare un progetto insieme, aprirsi non solo per noi due, ma anche per il bene di altri, a partire magari dai figli, dagli amici, essere disponibili a fare del bene agli altri, insieme. C'è una frase molto bella, ma è famosissima, la conoscete? L'amore non è solo guardarsi negli occhi, è guardare insieme nella stessa direzione, avere una direzione su cui andare insieme. Ecco, quando c'è questo cammino, è molto difficile che l'amore si spenga. E poi anche per un altro motivo, perché dell'amore bisogna prendersene cura. Come avessimo un bel fiore prezioso
bisogna innaffiarlo, quindi nutrire l'amore, bisogna raddrizzarlo se sta andando storto, quindi vuol dire quando ci accorgiamo che non va bene tra marito e moglie, parliamo, raddrizziamo insieme quest'amore. Vuol dire spolverarlo dalla polvere, togliere la polvere che ogni giorno si mette un pochino tra di noi, illuminarlo, farlo illuminare dalla luce di Dio. Ecco, quando c'è questa manutenzione, scusate la parola, quotidiana, l'amore non si spegne, anzi cresce. Però, per finire, vorrei dire anche un'altra cosa, che appunto Gesù sembra un po' esigente, lo è, severo. Però Gesù nella sua vita, come racconta il Vangelo, ha incontrato molte persone che nell'amore di coppia avevano fallito, non era andata bene, avevano sperimentato l'amore che si spegneva, si distruggeva, un amore infranto. Ecco, come si è comportato Gesù con queste persone? Chi sono? Per esempio la Samaritana aveva avuto 6 uomini. Quella prostituta che corre da Gesù in una casa e gli bacia i piedi piangendo, l'adultera che Gesù ha salvato all'ultimo momento dalla lapidazione, Maria Maddalena e probabilmente molte altre persone, come le ha trattate Gesù? È stato lì severo a puntare il dito verso di loro? Non ha fatto così. Le ha trattate, scusate, con grande bontà, con comprensione. Non le ha fatto pesare per niente il loro fallimento, il loro errore. Le ha accolte e risollevate. Ha dato loro una nuova possibilità di vita. Quindi, insomma, la legge di Dio ci dice la verità. Facciamo bene a seguirla. Però l'ultima parola di Gesù, di Dio, e speriamo anche la nostra, è sempre la misericordia. Ora recitiamo insieme la professione della nostra fede, il credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, non c'è vero amore che non trovi in Dio la sua sorgente, non c'è dono di vita che non provenga da Lui. Per l'intercessione di Maria rivolgiamoci a Dio con la fiducia e la semplicità evangelica dei bambini. Ripetiamo insieme: aiuti i tuoi figli, Signore. Signore Dio, ti affidiamo tutta la Chiesa e in essa la nostra parrocchia, che sia sempre più un luogo di accoglienza, ascolto senza giudizio, amicizia, soccorso ai poveri. Preghiamo. Suscita nei cuori dei bambini, dei giovani e dei loro genitori
il desiderio di conoscerti sempre più affinché possano sperimentare la pienezza della gioia per cui ci hai creati. Preghiamo. Ricordiamo Dio i coniugi in crisi o la cui unione è fallita. Non si scoraggino richiudendosi nell'amarezza, ma affiancati da amici buoni e sinceri, riprendano fiducia nella vita. Preghiamo. Affidiamo la custodia materna di Maria tutti gli ammalati della parrocchia, le famiglie in difficoltà, chi cerca un lavoro dignitoso e chi vive invisibile e dimenticato. Preghiamo. Aiuta i tuoi figli, Signore. Il mondo è scosso ovunque da fuochi di guerra. Manda il tuo spirito e suscita uomini che si facciano promotori di pace. Consola i popoli che stanno subendo orrori indicibili. Dona a tutti la pace, preghiamo. Siamo su una buona strada, insieme con Maria e tutti i santi. Affidiamo il nostro cammino quotidiano al Padre, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prendiamo parte al momento dell'offerta dei doni all'altare con il canto a Maria al numero 3 del foglietto. Thank you.
Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Semprevergine Maria. Per opera dello Spirito Santo hai concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale hai radiato nel mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ora invito tutti i bambini a venire qui insieme a noi sul presbiterio. Venite. Quinto. Ecco, siamo intorno all'altare di Gesù. Siamo figli di Dio, grandi, piccoli, anziani, bambini. Componiamo tutti una grande famiglia che si chiama parrocchia. E ora ci rivolgiamo a Gesù, al Padre, con le parole di Gesù e diciamo insieme, ci diamo anche la mano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Oggi viviamo in piena crisi matrimoniale, si preferisce la convivenza, il divorzio è legale, sono riconosciute le unioni di fatto. Ma c'è qualcosa di bello, di un amore cercato, coltivato e condiviso? Cosa c'è oggi nella testa di tanti giovani che non riescono a innamorarsi, che non vogliono legarsi in modo esclusivo a una persona? Non è proprio dell'amore dire per sempre, non ti voglio perdere. Il matrimonio poi darà stabilità, sicurezza e peso sociale a questo amore. Dio ha voluto che ognuno potesse contare nella sua vita almeno su una persona che non ti abbandonerà mai. Qualunque cosa capita, come dice la formula appunto del matrimonio. Ma che cosa fare quando un matrimonio va in crisi? Certo, quando la situazione è diventata intollerabile, qualcosa va a inventare. Ma la prima cosa da fare, se si è davvero cristiani, di cercare di riconvertirsi al progetto originario di Dio per ricucire l'amore a brandelli. Thank you.
Ora due persone, due di noi, porteranno questi fiori che sono il simbolo della presenza dei bambini nella comunità all'altare della Madonna. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vorrei ricordarvi riguardo alla settimana che per domani, il 7 ottobre, è l'anniversario dell'inizio della guerra in Medio Oriente, il Papa ha indetto una giornata di preghiera e di digiuno. Chi vuole può aderire. Invece venerdì ci troveremo con i giovani della parrocchia nella parrocchia di San Giuseppe per ricominciare gli incontri mensili che facciamo durante l'anno anche insieme agli altri giovani di Como. Infine per oggi, ecco, adesso finisce la messa e avremo un momento di festa in oratorio con il lancio dei palloncini. Siamo adesso invitati tutti lì. Poi a mezzogiorno e mezza inizierà la grigliata, inizieremo a mangiare. E staremo un po' insieme e concluderemo questa giornata venendo in chiesa alle 2:30, alle 14:30, per affidare tutti noi a Maria. Ci ritroveremo quindi lì per questo momento, non sarà lungo, però credo abbia una certa importanza. Il Signore sia con voi. Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica, buona festa a tutti. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. L'appuntamento per la Santa Messa per domenica prossima alle ore 10, sempre da qui, della Chiesa del Crocefisso. Ricordo inoltre che tutte le mattine Espansione TV alle ore 7:45 trasmette la Santa Messa dal Santuario di Sant'Antonio da Padova in Como. Da Paolo Carboni e la regia della squadra esterna, ancora buona domenica, la linea torna ai programmi della rete.